Voi. Dico su Di Matteo, però non ci ho ancora detto perché ha cambiato idea. Sono state respinte così. No, vabbè, parliamo. Guardi, io l'unica cosa che voglio dire è che ringrazio il Senato, ringrazio la maggioranza per la rinnovata fiducia. Adesso, come ho già detto ai vostri colleghi, su, torno al lavoro. Credo che quando ti attaccano la cosa più importante è che non sono le parole a proteggerti, è il lavoro che hai portato avanti. Oggi ho sottoposto all'attenzione del Senato, là dove per me era importante andare e confrontarmi, ho sottoposto i fatti con chiarezza, ho sottoposto il lavoro che ho portato avanti e si sono create le basi per lavorare ancora in futuro sui tanti progetti della giustizia. Ministro, la priorità vera, lo voglio dire chiaramente, è garantire che i cittadini italiani e le imprese abbiano una ragionevole durata dei processi. Questa è la grande priorità, ci sono tutte le basi per poter portare avanti un progetto ambizioso e lo faremo. E lo faremo tutti insieme nella maggioranza in una sintesi che si cercherà ogni volta, così come è stata fatta nei due decreti antimafia. Come giudica l'atteggiamento di Italia Viva? Esatto, non ho capito. Come giudica l'atteggiamento di Italia Viva? Si può contare su Italia Viva per la maggioranza? Io non ho la presunzione di dare giudizi su nessuno. Io lavoro, sottopongo il mio lavoro all'attenzione del Parlamento e poi il Parlamento decide. Italia Viva ha deciso di proseguire in questo cammino di questa maggioranza e direi che ci sono tutti i presupposti per farlo. Senta, lei ha aperto a Italia Viva e anche agli altri alleati, ha parlato di una commissione ministeriale e poi di aperture anche sul tema della riforma del processo penale. È una cosa che già avevo proposto qualche mese fa, cioè la possibilità di, perché l'ho fatto già per esempio sul codice rosso, cioè istituire una commissione che possa valutare quali sono gli effetti delle leggi che approviamo e sulla riforma del processo penale e del processo civile, valutare già da adesso, anche prima dell'approvazione in Parlamento, valutare quali sono i tempi del processo, avere sempre il monitoraggio dei dati e su quelli parametrare poi gli interventi che possono essere fatti. Questo è una cosa che ho deciso di istituire come modalità generale per tutte le leggi. Ha avuto segnali da loro su questo? Esatto. Ma in che senso ha avuto segnali da Italia Viva? Ma hanno dato la fiducia. Sì, però su questi temi. Sulla base del discorso. Grazie a tutti. Grazie. Ma non ho da rispondere. Io quello che dovevo dire l'ho detto in Parlamento e adesso si torna a lavorare. Grazie davvero a tutti. Buonasera. Perché ha cambiato idea? Buonasera, buon lavoro.